Oggi faremo un secondo, faremo petto di pollo con pelmo. Allora, diamo gli ingredienti. Petto di pollo che abbiamo affettato e insaporito già con rosmarino, sale, pepe e un po' di spremuta di olio e un po' di spremuta di pompelmo. Pompelmo, poi olio, sale e pepe, parmigiano, burro, pomodorini e spinaci che ci serviranno come contorno. Allora andiamo a vedere adesso come andiamo a infornarlo. Prima di infornarlo ci mettiamo in mezzo anche un po' di pompelmo, così. Andiamo a fare una delle fette. Questo lo andiamo a infornare a 180 gradi per quando è cotto, l'andiamo, credo. Stiamo andando i nostri pomodorini, che andremo a fare una concassione di pomodori per mettere sotto come base. Andiamo a togliere sempre i semi. Appena svuotati tutti quanti i pomodori, tagliamo, facciamo una concassia di pomodorino così, fino. Poi ci mettiamo un po' di erbette del nostro orto, timo e un po' di maggioranna, le cuglioline naturalmente, sale, mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. Olio. Allora il pollo è stato in forno, abbiamo preparato la concassia di pomodori, adesso andiamo a spinaci col burro e poi parmigiano. Allora mettiamo un po' di olio, ma sì, uno spicchio d'aglio in camicia, facciamo rosolare. Adesso ci mettiamo giù il parmigiano, spinaci al burro e parmigiano, molto di più, no, buono. Capito, mica uno vuoi anche, facciamo il pollo è dietetico, petto di pollo. Adesso andiamo a vedere che bello, mamma mia che spettacolo, voglio andare a recuperare tutto il brodo che ha fatto e ci faremo una salsina. Ecco qua, aspettiamo che mettiamo un attimo a caldo, ci buttiamo giù anche il nostro pomodoro che abbiamo lavato, che abbiamo tolto dai pomodorini. Un goccino di pompelmo. Adesso facciamo un attimo da pulire, facciamo di stringere un pochetto. Thank you.
andiamo a mettere sempre il nostro attenzante. Una densa sta cosa, ecco. A posto, anche la salsa è pronta. A questo punto andiamo ad impiattare. L'occhio vuole la sua parte, anche un semplice petto di pollo deve sembrare una gallina. Voglio farla diventare una gallina su petto di pollo. Eccoci qua. Allora, andiamo a fare la nostra base. Poi andiamo, allora aspetta, mettiamo un po' vicino, mettiamo così, poi facciamo delle cnelle di spinaci, mettiamolo qui, la mettiamo qua, poi mettiamo le nostre erbette, un po' di rosmarino, qui, qui. Prendiamo la nostra salsina, la mettiamo qua sopra. Ecco. Il nostro petto di pollo è diventata una gallina al pompelmo. Guardate la che abbiamo qua, guardate che bellezza. Cosa manca a questo punto, ragazzi? Ditemelo voi, che cosa manca? Volete venire a assaggiare voi questo? Io ve lo farei assaggiare, guarda. Però me lo assaggiare da me. E allora, andiamo all'assaggino. Eccoci qua. Vediamo come è venuto questo petto di pollo, eh? Allora, ci vediamo anche il pompelmino. Naturalmente il pompelmino che mettiamo qui, quando utilizziamo gli agrumi, sempre quelli non trattati, perché sennò mangiamo anche le scorze. Buono, molto buono. Ci sta quell'amaro del pompelmo che mi dà un bel tocco, poi il dolce del pomodorino sotto, ottimo. Ottimo abbonamento. Buono, ragazzi. Ci vediamo alla prossima volta. Provatelo e condividetelo. Thank you.